Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mastro Titto, 52esimo episodio per la nostra videoguida al 100% di Shadow of the Tomb Raider. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video, di condividerlo sui vostri social e di iscrivervi al canale. Detto anche questo, iniziamo con la prima parte di quello che è il terzo DLC per Shadow of the Tomb Raider, ovvero l'incubo. Il tutto è inizio direttamente qui, al Falò, Grotta del Teschio, a Paititi. Interagiamo con quest'ultimo ed andiamo a vedere, e chiaramente anche ad indossare, i nuovi equipaggiamenti previsti per questo terzo DLC. Il primo riguarda un'arma, ovvero attacco in mischia, piccozza, presa della paura, modello primitivo, ottimizzato per scalare e combattere. I nemici verranno messi fuori combattimento con maggior facilità e resteranno a terra più a lungo. Mentre per quanto riguarda gli abiti andiamo su completi ed in fondo alla lista troviamo scaglie di Q. Spesse scaglie e solide ossa forniscono due volte la resistenza normale agli attacchi in mischia. Vantaggi: resistenza in mischia doppia, subisci molto meno danni dagli attacchi in mischia. Per cui direi che siamo finalmente pronti a cominciare anche con quella che è la storia del terzo DLC. Semplicemente ci avviciniamo a quella che è la postazione di Jonah e poi interagiamo con quest'ultimo. Era un pesce molto arrabbiato. Ci scommetti? Ehi Lara, facci compagnia. Che combinate voi due? Ci raccontiamo le storie delle nostre cicatrici. Jonah dice che ne hai qualcuna anche tu. Non hanno grandi storie dietro, sono solo maldestra. Questa me l'ha fatta mio cugino Eli. Te l'ha fatta tuo cugino? E vi parlate ancora? Beh, non era davvero mio cugino. Era un verme che ho... Forse sarei dovuto essere lì. Già, probabile. E tu che mi dici? Scommetto che quella ha una bella storia alle spalle. Che è successo? È una ricetta molto antica. Se le mie ricette fossero così, preferirei morire di fame. Non è quel tipo di ricetta. Era per un'arma. Ah, che genere di arma? Il bianco respiro è un veleno scoperto nelle profondità della giungla. Il suo effetto ci renderebbe molto più forti. È ciò che serve alla ribellione per respingere Amaru. Che cosa è successo? Ho fallito. Non l'hai trovato? No, amico mio. Non ero degno. Per padroneggiare il bianco respiro bisogna superare il sentiero della paura. È un luogo insidioso, pieno di terribili demoni. Credi che il bianco respiro potrebbe salvare delle vite? Molte, ma è una speranza ormai vana. Non posso tornare lì, è troppo pericoloso. E se venissi con te, potremmo recuperare la ricetta del bianco respiro? Apprezzo l'offerta, Lara, ma il sentiero della paura va percorso da soli. Allora vado io. Non posso chiederti tanto. Infatti, mi sto offrendo io. No. Lara, forse questo non è... Ucio, posso aiutare. Davvero, fidati. Attraversa il passaggio acquatico sotto questa caverna. Ti condurrà nella giungla. Da lì in poi sarai sola. Sentiero della paura, percorre il passaggio attraverso l'acqua, per cui ci prepariamo ad affrontare una sessione subacquea. In realtà, di là del DLC ragazzi, questa zona era completamente chiusa, quindi potevamo accedere qui sotto giusto per raccogliere qualche pezzo di giada e poi chiaramente tornare indietro. Mentre per l'appunto con la storia del DLC possiamo finalmente avanzare e quindi scoprire anche l'esistenza di nuove zone. Quindi, semplicemente sott'acqua, acceleriamo con un colpetto di L3, o comunque sia dello stick sinistro del pad, e intanto ci infiliamo in questa fessura. Come sempre le sessioni subacquee sono molto belle e molto evocative, ma purtroppo non ci permettono di temporeggiare chissà quanto, quindi per nostra fortuna non ci sono tanti oggetti con i quali interagire in questa fase, quindi possiamo avanzare molto tranquillamente. Al che una volta raggiunta la terraferma, saliamo qui sopra e recuperiamo qualche oggettino di scorta, in questo caso tre pezzi di tessuto, al che torniamo sott'acqua.
Poi volendo, possiamo chiaramente utilizzare anche spesso e volentieri l'istinto di sopravvivenza, però vi assicuro che purtroppo non c'è poi nulla di particolare da andare a raccogliere o cose strane da farsi. Perfetto, finché non avremo raggiunto questa sala un pochettino più grande. Di qui semplicemente usciamo fuori dall'acqua, saliamo qui sopra questa piccola piattaforma e vediamo come di fronte a noi ci sia tutto un percorso sulla destra che inizia con una parete butterata per poi farci arrivare su questa piccola piattaforma, saltare sulla successiva fino poi a sfruttare al termine una liana sospesa per poi aggrapparsi sempre col rampino a questa parete butterata sul soffitto. Ovviamente questo è il percorso lungo, ma ce n'è anche uno leggermente più corto che ci permetterà di risparmiare diversi secondi, ovvero il seguente. Semplicemente saltiamo qui davanti con salto e rampino, quindi avanti X e quadrato, e dopodiché ci sporgiamo sulla sinistra per eseguire nuovamente salto con rampino. Così abbiamo evitato tutti i salti sulle varie piattaforme e possiamo già raggiungere la prossima vasca. Per carità ragazzi, si parla di una differenza di magari 15-20 secondi di gameplay e non è importante, però ci tengo ad essere il più esaustivo, completo e perfetto possibile all'interno di questa videoguida. Quindi tutto quello che so chiaramente ve lo racconto molto molto volentieri. Ok, fatto anche questo, ci tiriamo qui sopra, si sale, salta avanti ancora col rampino, infine le sessioni di platforming in questa fase sono tutte molto simili, e qui ancora salto sulla sinistra e rampino. Continuiamo ancora a salire. Doppio salto. E abbiamo raggiunto un luogo davvero molto molto bello con un'ottima vista panoramica e l'ingresso di quella che sembra essere la prossima tomba della sfida. Inoltre, altra piccola curiosità, se vi servisse qualche penna possiamo abbattere due uccelli e quindi raccogliere questo tipo di materiale. Il primo è qui davanti e l'altro è uno di quei due. All'uccisione del primo chiaramente scapperà il secondo. Continuiamo ancora leggermente qui in salita sulla sinistra, facciamo il giro, salto in avanti verso la liana e poi verso la sporgenza. Ok, dalle piattaformine in legno prendiamo le altre piume, recuperiamo la freccia e possiamo entrare sempre più in profondità all'interno di queste antiche rovine. Qui davanti si può vedere la presenza di una scimmia, ma non si può abbattere. Vedete, il mirino non è rosso e quindi non la possiamo uccidere per prendere qualche pelle. Questo non può essere il sentiero della paura, devo... Ehi? Puoi sentirmi? L'incubo ha inizio. Perché non riesci ad accontentarti di quello che hai? Mamma! In questa fase del DLC devo dire che l'avanzamento sarà piuttosto lineare, semplice e guidato, ma nonostante tutto ragazzi sappiate che sarò sempre al vostro fianco pronto a darvi preziosi consigli, al che procediamo, sempre in avanti e leggermente sulla destra. Praticamente l'incubo ci ha trasportato all'interno del maniero Croft, visto e vissuto però da un'angolazione e una prospettiva davvero molto oscura e molto preoccupante.
per cui avanziamo. E per forza di cose, onde evitare chissà quale maledizione e chissà quale attacco improvviso, ce ne andiamo verso sinistra, laddove sentiamo vibrare la porta. Interagiamo con quest'ultima e accediamo al prossimo corridoio. Chiaramente ciò a cui stiamo assistendo sono delle scene del passato della vita di Lara. Dire che in queste fasi più che essere Tomb Raider sembra o un Resident Evil oppure un Devil Within, ma comunque avanziamo. Ripreso il controllo di Lara, ci troviamo nuovamente sott'acqua, al che semplicemente avanziamo. Utilizziamo la piccozza per abbattere questa barricata, quindi premendo ripetutamente il tasto quadrato, così come abbiamo fatto in alcuni dei precedenti DLC, ma così come in tutta la storia principale di questo Shadow of the Tomb Raider, e ci infiliamo nell'ennesimo passaggio. Gli effetti di luce in viola sono davvero spettacolari, li trovo bellissimi. In più queste luci per l'appunto ci guidano anche nell'avanzamento in questa zona sott'acqua, quindi è importante anche seguirle. Ennesimo pertugio ed ennesima corsa contro il tempo. Passiamo infine ad una sessione decisamente più action e dinamica di questo DLC. Quindi pistola alla mano, iniziamo a sparare. Cosa curiosa che possiamo immediatamente notare è come in questa fase Lara abbia soltanto la pistola ma con proiettili infiniti. Quindi possiamo sparare davvero, ragazzi, all'impazzata. L'importante è abbattere tutti i nemici di fronte a noi. Il prossimo lo abbattiamo corpo a corpo sfruttando anche la nuovissima piccozza e poi ci ripariamo dietro al muro di là. Ci sono anche dei vasi esplosivi che possiamo sfruttare a nostro vantaggio, e laddove il nemico, come in questo caso, ci tira delle granate, chiaramente cambiamo riparo, avanzando oppure tornando sui nostri passi. Prima di abbattere sempre il nemico più vicino. E avanziamo di riparo in riparo. Ok, questa è una delle fasi più concitate di questa parte action, quindi dobbiamo stare attenti sia ai selvaggi ma anche sia ai soldati, che per l'appunto interverranno una volta abbattuti i selvaggi. Alcuni nemici si possono sempre anche affrontare corpo a corpo per poi finirli con le armi da fuoco, comunque sia con la pistola, che è l'unica arma che abbiamo a disposizione. Quindi mi raccomando, appena avete sconfitto eventualmente un selvaggio, continuate ancora a sparargli in versione soldato della Trinità. Ok, è rimasto l'ultimo, al che ragazzi adesso mi vedrete fare una cosa davvero molto assurda, completamente innaturale per quello che è il mio stile di gioco, ma state tranquilli, è tutto sotto controllo.
giuro che la primissima volta ci sono rimasto male anch'io, quindi vi posso capire. Ma è tutto facente parte la storia, quindi dobbiamo essere assaliti da un gruppo molto numeroso di quei nemici per poi essere sconfitti e così passare in un'altra sequenza di storia e in un'altra ambientazione che ben conosciamo. Per cui semplicemente continuiamo ad avanzare. In realtà quest'incubo va ad evidenziare un aspetto psicologico di Lara. In sostanza, ragazzi, l'incubo più grande e profondo di Lara è un po' il suo senso di colpa per ciò che è avvenuto all'interno della storia, di cui lei ancora non si è data pace, di cui si darà sempre la colpa, e anche molto forte la preoccupazione per quelle che sono, diciamo, le condizioni di salute e quello che può essere potenzialmente il destino del suo migliore amico Jonah. E questo praticamente è l'ingresso del maniero Croft. Di cui semplicemente dobbiamo andare a cercare Jonah che, per l'appunto da ciò che dice nelle sue grida, ci fa intendere si trovi per l'appunto sottoterra, sotto una di queste tombe. E quindi semplicemente seguiamo la voce. Volendo possiamo sfruttare anche l'istinto di sopravvivenza per cercare di notare un pochettino di più la lucina in bianco che va ad evidenziare la tomba con la quale possiamo interagire. Prego, Jonah, resisti, resisti, ti prego. Forza, non devi morire, ti prego. Forza, Jonah! Forza, Jonah! Sai cosa fare. Va avanti. Fallo! Chi cosa? Chi cosa? Il dolore, fallo smettere. Ma io non sento dolore. Ragazzina egoista, il loro dolore, non il tuo. Le vite che hai distrutto e quelle che distruggerai. Non sai fare altro, Lara. Distruggi qualsiasi cosa tocchi. Parassita, assassina, no, maledetta. Non potrei mai. Loro sono miei amici, sono tutti... morti o condannati. Lo sai, lo senti. E sei tu la condanna, Lara. Non sai proteggere la vita. Prima tua madre, poi tuo padre. E adesso i tuoi amici. No! Ehi, sono io, John. Stai bene? Sì, sto bene. Grazie al cielo. Ce l'ha fatta. Sta bene. Ben fatto, Lara. Ti sei dimostrata degna. Ora devi raggiungere la Valle degli Dei Scimmia e recuperare il bianco respiro. Gli Dei Scimmia? Vuoi dire i gemelli Una'an e un Cheven? Sì, si dice che abbiano inventato loro la ricetta del bianco respiro per vendicarsi dei fratelli che li hanno trasformati. Perfetto, ragazzi. L'incubo è concluso e abbiamo superato anche questa sfida. Tra parentesi, una piccolissima curiosità. Se adesso andiamo ad equipaggiare una qualsiasi arma, noteremo come i nostri proiettili siano infiniti. Considerate che questo è semplicemente, probabilmente un piccolissimo bug, all'interno di questo DLC e in questa area specifica. Appena andremo avanti, tale bug verrà automaticamente risolto. Vi faccio comunque sia vedere. Prendiamo l'arco di cui abbiamo 45 frecce, ma una volta che andremo a prendere la mira, le frecce saranno infinite, sia quelle semplici che quelle incendiarie, quindi comunque sia anche il proiettile secondario. E ciò vale anche per tutte le altre armi. E quindi, ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 52esimo episodio e prima parte per il terzo DLC di Shadow of the Tomb Raider, ovvero l'incubo, è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete concesso e spero davvero in qualche modo esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!